Ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi facciamo un nuovo testing assieme perché per la prima volta andremo a provare i prodotti Bulak o Mulak. Correggetemi sulla pronuncia se mi sbaglio. Qui ho tantissimi, tantissimi prodotti del brand da testare con voi, quindi vedremo assieme come sono secondo me questi prodotti. Come al solito sarò al 100% onesta. Come primer uso questo di Fenty Beauty, che è quello per pelli miste, perché Mulak per adesso non ha ancora primer. Poi fondotinta, l'unico disponibile è questo, che è un fondotinta in stick, è il Full Coverage Stick Foundation Slay the Game, e io ho ordinato due colorazioni perché non ero sicura quale fosse quella adatta per me. Devo dire, il packaging molto carino, molto minimal professional, ci piace. Il numero 2 è un pochino più scuretto, un pochino più rosato, il numero 1 un pochino più chiaro e un pochino più giallino, quindi vado sicuramente ad utilizzare quello più rosato, la numerazione. La numero 2. Come sapete, non sono un amante dei fondotinta in stick, quindi non sono molto pratica nell'applicarli. Mi sembra anche parecchio chiaro per la mia carnagione, onestamente, quindi non so se riusciremo a farlo funzionare, forse sfumandolo molto molto bene, ma appunto non sono pratica di fondotinta in stick, non mi fanno impazzire di solito. Preferisco decisamente, decisamente quelli liquidi. Sto usando anche la spugnetta di Mulac, ragazzi, la spugnetta per fondotinta e correttore. E continuo a sfumare. Forse anche per questo preferisco i fondotinta liquidi, perché secondo me sono molto più semplici da applicare. Questi in stick vanno sfumati e lavorati tantissimo. Onestamente, il prodotto si vede sulla mia pelle. Sarà che ho anche la pelle un pochino secca a causa del retinolo, quindi non posso dare la colpa al fondotinta, però si vede addosso. Penso che non sia esattamente come i fondotinta liquidi sulla mia pelle, che funzionano molto molto meglio, devo dire. In più questo colore è decisamente, decisamente troppo chiaro per me, ma evidentemente hanno un sacco di tonalità, perché non mi è mai capitato di dover prendere la numero 3 di un qualsiasi fondotinta sulla faccia della terra. Ho sempre dovuto prendere o il numero 1 o il numero 2, quindi se con Mulak, devo prendere la tonalità numero 3, evidentemente hanno un range di colorazioni gigantesco. Comunque non mi fa impazzire, devo essere onesta, il risultato di questo fondotinta. Correttore, che qui mi sono attrezzata bene, spero di aver indovinato le colorazioni, ragazzi, perché veramente per il fondotinta dovremo assolutamente rimediare con la terra, in qualche modo faremo. Ho preso la numero 01 Sublime e la numero 02 Self Obsessed. Oh, penso si pronuncia all'inglese Sublime e Self Obsessed. A questo punto scarterei direttamente la tonalità numero 1, che sarà decisamente troppo chiara per me. Sì, decisamente troppo chiara. Beh, comunque bisogna fare i complimenti a Mulak, perché se hanno un range di colorazioni così ampio è sicuramente una cosa positiva. Ok, il correttore tonalità numero 2 è più scuro del fondotinta tonalità numero 2. Aiutatemi, che cosa sto sbagliando? Se sentite rumori sospetti sono gli aerei, ragazzi, perché ne passano comunque sempre tanti qui sopra Amsterdam. Poi arriviamo alla cipria, questa è la Seal the Deal White della loro cipria traslucida, che non vedevo l'ora di provare. Eccola qui, questo è il packaging. E anche una spugnetta all'interno, che è sempre utile. Io preferisco utilizzare direttamente il pennello, però è sempre utile. Ok, l'ho agitata un pochino per far uscire il prodotto e adesso ho chili di cipria. Ha un buonissimo profumo questa cipria, ragazzi, tipo dolce. Boh, non lo so, sarà che ho fame. Comunque con la spugnetta vado a picchiettare e a fissare il mio correttore sotto gli occhi, poi come al solito il resto della cipria lo applichiamo con il pennello. Questi, ragazzi, volevo ringraziarvi tantissimo perché mi sono svegliata con centinaia di messaggi che mi chiedevano come sto, perché avete visto al telegiornale, avete sentito insomma delle proteste che ci sono state qui ad Amsterdam, e mi avete chiesto tantissimo: Nicole, come stai? Tutto a posto? Sì, io sto bene, non vi preoccupate. Io non ho nemmeno visto, non le ho nemmeno viste queste proteste, se devo essere sincera. Ok, questa cipria sta volando un po' ovunque, ma è cosa comune di tutte le cipre in polvere libera. Anzi, più svolazzano, più significa che sono sottili e
e quindi fanno effetto naturale. Comunque sì, appunto, io gli scontri non li ho neanche visti, non sono passata, non ho visto, come se mi avete visto nel vlog di ieri, avete visto anche che uscendo per una passeggiata mi sono resa conto che c'erano dei poliziotti in giro, però non sono stata nella piazza dove hanno organizzato la manifestazione, quindi in realtà non ho visto nulla se non in TV. Ho seguito la diretta e sì, mi ha un po' spaventato il tutto, però devo dire che non, appunto, per quanto mi riguarda tutto a posto, non ho incontrato niente di strano, assolutamente nulla. Volevo farvi vedere da vicino come si vede su di me il fondotinta. Non lo so, non mi fa impazzire la base, devo dire onestamente. Comunque, poi per il contouring ho la powder contouring in questo piccolo astuccio sottile e il colore della terra è ottimo, devo dire, chiaro, molto freddo, quindi perfetto, perfetto per il contouring. Andiamo a fare un po' di contouring e soprattutto a scaldare questa base, perché sono decisamente troppo bianca. Ma qui ho sbagliato io assolutamente il colore del fondotinta, che non potendo vedere negli store ma dovendo ordinare su internet, non è affatto semplice con le colorazioni. Tra l'altro doveva esserci di nuovo la neve questo weekend e non c'è stata, quindi sono molto arrabbiata, ma dovrebbe arrivare il prossimo weekend. Adesso stiamo tutti tenendo le dita incrociate sperando che arrivi la neve, perché è stato così bello quando ho nevicato, cos'era, ormai 2 settimane fa, però la neve si è sciolta subito, quindi non ce la siamo goduta per niente, perché dopo un paio d'ore si era già tutta sciolta perché è iniziato a piovere, quindi sono alzate le temperature e poi è iniziato a piovere, quindi mi è dispiaciuto un sacco perché io amo la neve, adoro. E ad Amsterdam, nonostante sia comunque un paese del nord Europa, siamo al nord, in realtà essendo sotto il livello del mare qui non è che nevichi tantissimo in realtà, quindi nel nord Italia nevica praticamente di più, però quando nevica di solito la neve è tanta, quindi io spero che arrivi una di quelle nevicate epocali, ragazzi, perché comunque non possiamo uscire, non possiamo fare niente, cioè tanto vale che arrivi una di quelle nevicate da record. Il colore della terra è fantastico, è perfetta, perfetta per la mia carnagione, assolutamente, sia come colorazione, come texture, sfumabile, mi è piaciuto un sacco. Adesso, sempre nella stessa cialdina, ho allora sia l'illuminante che il blush, e questo è il numero 09, si chiama Of Course, invece la terra, che non vi ho detto, è la numero 01. Questa è la cialda del blush, ho scelto un colore molto naturale, è un pochino sul rosato, che secondo me sta meglio sulla mia carnagione. Beh, non è esageratamente esageratamente forte come scrivenza, quindi si può costruire, però wow, si vede e come, molto molto bello questo colore, devo dire. Le polveri per il viso mi stanno piacendo un sacco, blush e terra super super promossi. A questo punto, di solito ultimamente non sto più applicando l'illuminante, perché siccome ho messo su un paio di chiletti, l'illuminante tende un po' a fare, non lo so, con il fatto che brilla, cioè che riflette la luce, fa sembrare un pochino il viso più paffutello l'illuminante, almeno questa è la mia idea e su di me è così. E poi sto evitando di applicarlo sull'arco di Cupido di solito, perché poi mi dite che sembro sudata, però siccome sto adorando le polveri per il viso di Mulan, che ne avevo sentito parlare molto bene, voglio assolutamente provare anche questo. È l'illuminante, il colore è numero 7 Apollo, sempre in queste cialdine. Vado ad usare questo pennello di Fenty Beauty, che teoricamente è per il fondotinta, ma io mi ci trovo molto bene, lo uso come pennello da illuminante. Wow, da un effetto molto naturale, ho fatto bene a scegliere una tonalità così chiara, ma non troppo. Un effetto molto molto naturale, molto luminoso ma non troppo. Cavolo, mi piace un sacco questo illuminante, si può anche costruire e renderlo un pochino più forte. E solo per questo tutorial un pochino anche sull'arco di Cupido, cercando di non andare troppo verso i lati, perché altrimenti fa molto molto effetto sudato, quindi
Rimango proprio solo al centro, ok. Adesso uno dei prodotti che non vedevo l'ora di andare ad utilizzare è lei, è la palette In My Birthday Suit. E ho sentito parlare tantissimo di questa palette, quindi dovevo assolutamente prenderla anch'io e testarla con voi. Queste sono le colorazioni che sono, ragazzi, sono meravigliose. Guardate i glitter, quanto sono scintillanti, e anche la scelta delle colorazioni, devo dire, mi piace molto. Sono molto neutre, molto naturali, insomma, sono quelle che piacciono a me, quindi questa palette era fatta proprio apposta per me, quindi l'ho presa subito. E poi ne abbiamo anche altre che andremo ad utilizzare, vediamo, perché ho preso anche la Glitter Doubt. Cioè, come facevo a non prendere questa palette, ragazzi? Guardate le colorazioni. Che poi io ho un debole per i glitter blu e questo è spettacolare, spettacolare. E c'è anche questo lilla, che è un colore molto particolare, non l'avevo mai visto in nessuna palette. Molto difficile secondo me trovare un dupe di questo. Comunque, quindi abbiamo anche questa con i glitter e poi ne abbiamo un'altra, ragazzi, anche questa è fantastica. Non so se utilizzeremo anche questa nel tutorial di oggi, ma guardate che meraviglia questa palettina tutta glitterata, e poi c'è la base con tre glitter in cialda pressati. Quindi come ombretti iniziamo proprio con lei, con la palette In My Birthday Suit, e vado ad applicare questo colore rosato marroncino chiaro che si chiama Comfort Zone. Andiamo ad applicare questo colore su tutta la palpebra mobile fissa, lo porto un pochino anche verso l'esterno così allunghiamo un po' l'occhio. Poi sempre dalla stessa palette vado a prendere questo che si chiama Hot Choc ed è un bellissimo marroncino. Vado ad applicarlo all'interno della mia piega, non salgo troppo con il colore, rimango abbastanza bassa. Applichiamo entrambi gli ombretti anche sulla rima inferiore, quindi prima Comfort Zone e poi Hot Choc. Con Comfort Zone vado un pochino più verso il basso, mentre il colore più scuro lo applicheremo solo a ridosso delle nostre ciglia. Comunque, ragazzi, oggi alle 17:30 andrà online il video in cui vi faccio vedere l'update, insomma, sull'esperimento che ho fatto in soggiorno ieri, mamma mia, ragazzi, per vedere se le lucine compaiono, se riesco a vederle, eccetera. Quindi non vi spoilerò, andate a vedere il vlog, perché ho fatto appunto un bel esperimento, ho ricreato tutto quanto e onestamente non mi aspettavo di vedere quello che ho visto sul monitor. Però non vi aggiungo altro, andate a vedere il vlog se non l'avete ancora visto, è uscito per voi ieri, sì, ieri. Mi dimentico sempre che siete nel futuro voi, quindi se per me il video sta per uscire adesso, per voi sta per uscire, cioè per voi è già uscito ieri. Mamma mia, sto facendo un po' di confusione, tipo mind blow, ok. Dunque, ragazzi, non so se seguite le dinamiche della community beauty / entertainment americano, ma come sapete io ero una fan super sfegatata di Shane Dawson. È successo un casino, o perlomeno lui faceva delle battute su delle cose che non fanno per niente ridere, anzi sono molto gravi, quindi ha avuto un backlash, cioè si sono rivoltati tutti contro di lui e lui è sparito praticamente. Se non sbaglio YouTube gli ha anche tolto la monetizzazione, che è tipo la cosa peggiore che ti possa succedere, e se YouTube lo fa vuol dire che hai veramente esagerato, veramente veramente esagerato. Quindi ci sono rimasta un po', perché a me lui piaceva, nel senso mi piacevano i suoi contenuti quando parlava di paranormale eccetera, però comunque metteva sempre anche un po' di gioco e scherzo nel paranormale, no? Perché io ve la faccio sotto, quindi se si parla di paranormale ma c'è anche un po' da ridere, sorridere nel frattempo, se c'è qualche battuta che mi fa ridere, non lo so, mi spavento di meno, quindi mi piacevano i suoi contenuti. Però ho visto che anche tutti i suoi amici gli si sono rivoltati contro completamente, quindi insomma un perché ci sarà se anche gli amici non vogliono più avere niente a che fare con lui. Comunque fatemi sapere se siete informati su queste vicende, ho visto che anche Trisha Paytas non vuole averci più niente a che fare, quindi cioè wow, ok. Parliamo degli ombretti, ragazzi, mi sono piaciuti molto. Scrivenza fantastica, fallout minimo, praticamente niente, super super sfumabili, perché non li ho sfumati assieme, però
si vede già un po' una sfumatura, ovviamente devo ancora sfumare. L'unica cosa è che sono un pochino polverosi, però per quanto riguarda la resa sugli occhi sono pazzeschi, mi piacciono tanto. E adesso prendo il correttore e vado a picchiettarlo solo sulla palpebra mobile e andiamo a schiarirla in questo modo. Per questo non sono andata troppo perfetta sulla palpebra mobile con il colore, perché comunque dovevo coprirla. Adesso vado a prendere questa palettina con il glitter, ragazzi, più forte di me. Oggi voglio mettere questi glitter, vado ad applicare prima la base, che appunto li appiccicherà per bene, almeno speriamo, e poi applicheremo questo glitter rosa, che è bellissimo, lo so, forse un pochino esagerato per una giornata in cui non devo fare niente, se no tipo uscire per fare la spesa, però è troppo bello e devo assolutamente provarlo, quindi andiamo un po' giusto a picchiettare, perché i glitter, se hanno la loro base nella palettina, è sempre bene utilizzarla. Provo ad applicare i glitter con il polpastrello direttamente, perché secondo me è sempre la cosa migliore. Questa è la coprenza, questo è lo swatch, vediamo com'è, cercando di non farlo andare ovunque. I glitter si vedono, ma va fatta più di una passata per avere una coprenza ottima, però ragazzi, già così sono stupendi. Non bisogna prelevarne troppi, perché altrimenti si formano come dei grumoletti, quindi bisogna andare piano piano a caricarli. Adesso direi andiamo a sfumare il tutto con un pennello pulito. Se vi sembra che gli occhi siano diversi, ragazzi, è solo perché ho la luce che mi arriva, la finestra è da questa parte, quindi mi arriva un pochino di più sul lato sinistro, ma vi posso garantire che sono uguali. Come eyeliner o l'eyeliner pen andiamo a vedere, questo è ovviamente in colore total black, questo è l'eyeliner e la punta è decisamente come piace a me, quindi un eyeliner a pennarello molto semplice da utilizzare, preciso. Se siete alle prime armi con l'eyeliner, questo è decisamente quello che vi consiglio, gli eyeliner a pennarello, ve lo dico sempre ma è assolutamente vero, mi chiedete sempre in tantissimi come faccio a applicare l'eyeliner, ragazzi, tanta pratica e l'eyeliner giusto. Come tutti i glitter sono un pochino chunky, quindi applicare l'eyeliner sopra i glitter un pochino si sente che ci sono glitter sotto, ma è normalissimo, quindi in realtà è anche molto scorrevole l'eyeliner. Ok, falso allarme. È molto scorrevole l'eyeliner, scrive molto bene. Mi stanno cadendo i glitter giù e non capisco come mai. Una cosa che non mi fa impazzire è che si stanno un po' togliendo i glitter mentre applico l'eyeliner e si appiccicano proprio sulla punta dell'eyeliner, quindi devo costantemente pulirlo, non so come mai, però un pochino i glitter si staccano e rimangono sull'eyeliner. Sì, questi piccoli cumuletti di glitter rendono l'applicazione dell'eyeliner è un pochino più complicata, ma non so se siano questi glitter, perché comunque è un po' una prerogativa di tutti i glitter in realtà. Poi matita per gli occhi, anche qui abbiamo la matita Eye Pencil in colorazione Shiva numero 1, che è il nero più nero. Andiamo a testare anche questa all'interno dell'occhio, sia nella rima superiore che nella rima inferiore, e voi ben sapete che quando vado ad applicare una matita all'interno dell'occhio mi lacrimerà tantissimo l'occhio. Se avete un segreto per non far lacrimare gli occhi quando applico la matita, ditemelo, io non ci sono ancora riuscita a trovarlo questo segreto. Questa poi non è malissima. Poi un'altra cosa che mi succede spesso è che dopo essermi truccata, non so come mai, inspiegabilmente, qui c'è un altro pezzetto di glitter che volava, inspiegabilmente inizio a starnutire e penso sempre di essere magari allergica a qualche ingrediente, non lo so. Adesso mascara, ma prima vado a piegare le mie ciglia con il piegaciglia. Come sempre è importante non tenerlo così il piegaciglia, come vi dico sempre, non così ma piegato verso l'interno, perché così riusciamo ad alzare le nostre ciglia molto molto meglio. E poi mascara, questo è il Black Mamba. Andiamo a vedere
com'è questo mascara. Anche qui il pack ha questi dettagli lucidi che ricordano ovviamente le squame, si chiamano squame, insomma la pelle del serpente, è molto carina come idea. Vediamo però com'è questo prodotto. Scovolino molto particolare, un po' direi arcuato, un po' piegato, e in gomma, quindi mi piace, setole molto sottili, quindi pettinerà bene le ciglia. Allora, mi piace perché non crea grumi e appunto questo scovolino pettina molto molto bene le ciglia, molto nero il prodotto, vi potete giudicare voi assolutamente, occhio con mascara e occhio senza mascara, anzi devo ancora applicarlo un pochino sulle ciglia inferiori. Ecco fatto, adesso potete vedere bene la differenza tra occhio con mascara e occhio senza mascara, che cosa ne dite? Devo dire niente male questo mascara, ragazzi. Poi sono curiosa come al solito di vedere i vostri pareri, perché quando mi trucco io ovviamente posso dirvi come mi sto trovando con i prodotti, però voi in videocamera vedete il risultato con i vostri occhi, quindi sta a voi anche decidere, commentare e giudicare. Adesso passiamo alle sopracciglia. Qui però ho un problemino, ragazzi, perché io ho preso la Eyebrow Pomade in colorazione numero 3, Perfect Brown. Il problema è che quando ho visto questo colore mi sono resa conto che uno probabilmente è troppo scuro per me, però appunto questa è la difficoltà nell'ordinare via internet, non ci si può fare nulla. Secondo me è un pochino troppo scuro e penso che sia anche un pochino troppo caldo come sottotono, non lo so, lo vedevo un pochino più aranciato quando avevo aperto la confezione per controllare. Adesso forse mi sembra un pochino neutro come sottotono, però lo vedo veramente scuro. Quindi ragazzi, testiamolo, proviamolo, però se ho le sopracciglia troppo scure, questo è perché, insomma, vediamo. Di solito il brown mi sta bene, però forse la colorazione numero 3 ho un po' esagerato, insomma, mettere la numero 3 che è più un castano scuro, credo, vediamo. Mi dispiace un po' che l'eyebrow pomade non abbia un pennellino, di solito mi piacciono i prodotti per sopracciglia che sono così in pot, quindi in vasetto, hanno sempre bisogno di un pennellino, quindi sarebbe stato carino se ci fosse stato il pennellino. Una cosa importantissima, ragazzi, è sempre cercare di alzare un pochino il sopracciglio e di allungarlo, ma mai verso il basso, perché vi abbassa lo sguardo, invecchia, non lo so, è molto importante. Le sopracciglia sono molto molto importanti e spesso tendiamo a farle in fretta e furia e non ci concentriamo tanto, ma cambiano tantissimo lo sguardo, tantissimo il trucco, quindi è importante. Appunto, io cerco sempre di rialzarlo un pochino da questa parte perché è un pochino più basso il mio sopracciglio destro, ve lo dicevo, il mio profilo preferito, il mio profilo migliore è quello sinistro, quindi questo sopracciglio sta tipo e l'altro quindi cerco sempre un attimino di alzarlo, avete visto che l'angolino l'ho creato io e da quest'altra parte invece il sopracciglio è più alto ma decisamente più rado, vedete che mi mancano proprio le sopracciglia, ma non è per overplucking, non è che le ho esagerato con la pinzetta, è proprio così, sempre stato così, sopracciglio sinistro. È super super folto fino a qua e poi da qui in poi non lo so che cosa è successo, madre natura si è dimenticata del mio sopracciglio. Mamma, ragazzi, posso dirvi la verità? Non mi sembra affatto troppo scuro, anzi mi sta piacendo tantissimo. Allora, andiamo semplicemente a pettinare un po'. Vado a prendere la Precise Eyebrow Pencil di Benefit. Uso lo scovolino per pettinare le sopracciglia. Sì, sarebbe stato carino se all'interno della confezione con il gel per sopracciglia ci fosse stato un piccolo pennellino con da una parte ovviamente il pennellino angolato per l'applicazione, dall'altra lo scovolino per pettinare le sopracciglia. Però è comunque un prodotto molto molto valido, ragazzi, questo eyebrow pomade mi è piaciuto tanto e alla fine la colorazione non era poi così sbagliata, quindi sfumo soltanto un pochino ancora qui. È importante sfumare molto bene l'inizio del sopracciglio. A volte ci passo la spugnetta per fare più effetto sfumato. La parte finale del sopracciglio deve essere definita un pochino più scura. Di solito si usano due colorazioni, quella più chiara all'inizio e quella più scura verso la fine, proprio perché appunto va a aumentarsi di definizione, deve sempre iniziare un pochino più sfumato.
Ok. E adesso mancano solo le labbra, ragazzi. Sono molto curiosa di provare questo prodotto perché ho visto la colorazione ed è stupenda. E questo è il Ultra Matte Liquid Lipstick. La colorazione che ho scelto è la numero 34, Strawberry Champagne. Eccolo qui, il colore è un pochino più scuro di quanto immaginassi vedendolo online, ma sembra veramente uno splendido, splendido colore. Poi il fatto che sia liquido e opaco per me è il top, lo sapete, io adoro i rossetti liquidi e opachi, quindi vediamo. Sì, è decisamente più scuro di quanto mi aspettassi, ma ho avuto difficoltà a trovare nude per il mio sottotono, devo essere onesta, e alla fine ho deciso per questo che mi sembrava molto più chiaro sul sito. Forse ne volevo uno appunto un pochino più chiaro, ma non si può assolutamente dire che sia un brutto colore, anzi è anche molto confortevole sulle labbra. Non voglio dire che sia idratante, però non me le fa sentire secche come mi succede con alcuni rossetti opachi, quindi no, devo dire che non mi dispiace affatto. Wow, dovrei forse avventurarmi un po' oltre le mie solite tonalità, perché poi spesso quando provo prodotti nuovi, tonalità nuove, mi piacciono e voi mi fate i complimenti, quindi dovrei un attimino spaziare di più. Un prodotto che Mulac ancora non fa è lo spray fissante, quindi oggi vado ad utilizzare quello di Benefit. Questo è il nuovo The Pore Fashional Super Setter. E questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi, che spero tanto vi piaccia quanto sta piacendo a me. Per ricapitolare, non mi è piaciuto il fondotinta affatto, devo dire, sulla mia pelle non funziona. Per quanto riguarda il resto dei prodotti, però, devo dire che mi hanno stupito non poco. Sono eccezionali, gli ombretti sono bellissimi, i glitter, il rossetto. Non lo so, mi ha stupito molto questo brand, ecco, a parte veramente l'unica nota stonata è stato il fondotinta. Questo è quanto per il video di oggi, mia family, fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando, voglio sapere tutti i vostri pareri, vi do un bacio gigantesco e come al solito arrivo che vi abbraccio forte 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 e come al solito vi aspetto domani, sempre puntuali 17:30. Ciao!